A Venite le incontriamo un personaggio, personaggio del caffè, ex, adesso invece è un personaggio del vino, da un po' di tempo. Francesco Illy, la tua storia col vino come nasce? La mia storia col vino nasce bevendo bene, chiaramente, tanti anni fa. Mi ricordo quando abbiamo preso il nostro primo Bordeaux, 1975, ed eravamo abituati a questi vini duri, diciamo, ma che strano questo vino. Poi dopo piano piano abbiamo imparato a bere e quando abbiamo comprato la terra abbiamo piantato la vigna e poi con la vigna siamo diventati vignaioli, ma continuo a fare il caffè. Sì, però la vigna è diventata un po' una passione ma anche un campo d'esperimento. Sì, senza dubbio, era una teoria che avevo già espresso nell'87, mi ero detto noi sappiamo tante cose sul caffè e possiamo imparare tante cose dal vino, ma possiamo anche trasferire tante cose dal caffè al vino. E in realtà è esattamente quello che è successo, perché appena io sono arrivato a fare il mio primo vino, la prima cosa che ho fatto è stato selezionare chicco per chicco, esattamente come facciamo con il caffè. E poi è stato andare a sperimentare, esattamente come abbiamo sperimentato, come ha sperimentato mio padre, come abbiamo poi sperimentato anche noi sul caffè. Quindi diciamo che questo modo di usare la curiosità per poi alla fine farne esperimento e alla fine cultura, alla fine qualità, possibilmente anche eccellenza, è una mentalità che abbiamo continuato ad usare e che si è rivelata vincente anche nel vino, perché i risultati che otteniamo in questo momento vengono riconosciuti. Quindi si diceva, è partito da una passione e adesso sta diventando un business, perché l'azienda ha una certa importanza. Quante sono le bottiglie che fate oggi? Beh, noi speriamo di arrivare quest'anno intorno alle 40.000, dovremmo arrivare sulle 50.000 bottiglie più o meno. Siamo 13 ettari, di cui un ettaro a bonsai, che è questa vigna, che è la vigna più densa del mondo, un ettaro di Brunello, 3,5 ettari di Rosso di Montalcino e poi il resto è principalmente Sangiovese, a parte 2 ettari di Merlot e 2 ettari di Syrah. E quindi appunto 50, massimo 60 mila bottiglie. Quindi diciamo non sono dei numeri grandissimi, ma ci sono dei numeri interessanti invece per quanto riguarda il valore a bottiglia. Sì, il valore a bottiglia è piuttosto elevato, il nostro Rosso di Montalcino lo vendiamo a 35 euro, quindi è piuttosto alto, ci sono molti Brunelli che costano molto meno, il nostro Brunello lo vendiamo a 100 e il nostro bonsai lo vendiamo a 200 euro. Parlami di questo bonsai, che cosa vuol dire questo che chiamiamo il bonsai? Ma il bonsai è questa idea di cercare di costringere le piante ad andare in profondità con le radici. Abbiamo scoperto che tendenzialmente le piante che vengono piantate con degli impianti normali, diciamo i 5-7 mila ceppi a ettaro, a 50 centimetri si fermano e rimangono in superficie. Questo significa che quando l'acqua viene a mancare la pianta va a prendere il liquido dal frutto e lo toglie al frutto delle parti che poi non gli restituirà anche quando torna la pioggia. Per cui l'idea era quella di mettere un impianto che possa arrivare con le radici tale profondità dove trova comunque l'umidità, perché a 3 metri, 3 metri e mezzo l'umidità c'è tutto l'anno. E allora abbiamo messo le piante a 40 cm l'una dall'altra e questa cosa qui ha funzionato, perché effettivamente è saltato poi fuori con le analisi che abbiamo fatto successivamente che questo era il modo di piantare la vigna prima della filossera, cioè fino alla fine dell'Ottocento la vigna è stata per millenni piantata esattamente a questa densità, 50-60 mila ceppi ad ettaro, quindi diciamo 10 volte tanto quello che le piantiamo oggi. Quindi quello che avete imparato con tutti quanti questi esperimenti vi porteranno a farne altri esperimenti? Sì, certamente, noi stiamo continuando a sperimentare, quello che ci interessa più di tutto adesso è cercare di sfruttare quello che abbiamo imparato, cioè per esempio io sto tentando di convincere qualcuno a fare degli esperimenti sul bonsai in altri terreni, possibilmente terreni anche più profondi, perché i nostri terreni quando arrivano a 3 metri, 3 metri e mezzo praticamente si fermano, perché abbiamo uno strato di argilla piena di sale e la vite il sale non lo ama, per cui si ferma. E noi vorremmo andare a fare degli esperimenti con il bonsai anche in altri posti, dove magari il terreno è più profondo, andare a farlo con degli altri vigneti e quindi, cioè degli altri tipologie, per esempio sto pensando al primitivo di Manduria, dove con Gianfranco Fino pensiamo di fare un'avventura assieme, non credo che sia segreto,
e quindi queste sono un po' le idee dove continuare questo tipo di ricerca. Il terreno del caffè può essere lo stesso anche della vite o no? Ma noi abbiamo pensato di fare un bonsai nel caffè e ne ho parlato con un grosso nostro fornitore nel Minas Gerais e probabilmente prima o poi faremo questo esperimento. E l'idea era anche quella di fare degli esperimenti anche sulla biodinamica nel caffè. Noi siamo biodinamici ormai da 4 anni con Podere le Ripi e abbiamo veramente la sensazione che la biodinamica arricchisce in maniera formidabile i nostri vini. Maurizio Illi, quando aveva 13-14 anni, aveva delle idee chiare o no? Aveva le idee, come diceva il mio professore di letterature, poche idee, ma ben confuse. No. E poi hai tirato la fila un po' di tutto. Ma poi sì, si è tirato un po' la fila, ha cominciato a fare un po' di esperienze. Nel 79 sono andato in Svizzera, dove ho vissuto fino al 2000. Ho cominciato a vendere caffè, ho cominciato a fare pubblicità, sono diventato fotografo e ho fatto tutte queste cose. Poi nel 2000 ho cominciato per l'appunto a piantare la vite ed è iniziata questa avventura. Adesso contemporaneamente sto continuando a fare il fotografo, continuo a vendere caffè in Svizzera, nel frattempo facciamo anche cioccolato con la Domori, abbiamo un'azienda di tè, continuiamo a fare il caffè, ci facciamo tante piccole avventure dove cerchiamo di utilizzare il nostro know-how, il know-how, forse anche la mentalità, forse anche il modo di pensare, più che solo il modo di sapere, perché il modo di approcciarti al problema, cioè l'idea di dire cerco di andare oltre la domanda più immediata che mi viene, cerco di approfondire e forse magari con la curiosità riesco a trovare delle domande alle quali quando saprò dare risposte magari riuscirò a tirarne fuori un pezzettino di eccellenza in più. E cosa vorresti fare quando sarai grande? E quando sarò grande continuerò a fare queste belle cose perché sto continuando a divertirmi un mondo. Ma ce n'è una nascosta nel cassetto che in qualche modo non hai ancora realizzato? E beh, io ho un sogno sul quale sto lavorando dal 2004 che è quello di riuscire a fare un caffè nel quale riesco a eliminare completamente il concetto della capsula, cioè in questo momento sai che tutto il mondo del caffè sta andando verso la capsula e io vorrei riuscire a eliminare la capsula, vuol dire ridurre i costi dell'imballo, vuol dire ridurre l'impatto ecologico, ricordiamoci che parlavamo prima di global warming, un grado guadagnato di alcol negli ultimi 10 anni, cioè il global warming è un problema, la CO2 è un problema, cerchiamo di dare delle risposte, una delle risposte sarebbe quella di eliminare completamente la capsula, riuscire a fare un sistema di macchina da caffè e imballo del caffè che mi permetta di fare la stessa qualità ma con un maggiore sia economia ecologica che economia anche dal punto di vista dei costi. Hai la barba bianca come me, un consiglio o perlomeno come posso dire, ma sì, perché è un consiglio ai giovani di oggi? Eccolo qua il consiglio ai giovani. Amore e magia. Amore e magia dice che la curiosità porta alla cultura. Se uno è curioso, approfondisce e diventa colto su ciò che sta approfondendo. Ma questo porta alla sensibilità, questo porta all'entusiasmo e chiaramente porta all'amore. Cioè ti innamori delle cose che hai saputo capire così profondamente con sensibilità, cultura ed entusiasmo. Questo ti porta a produrre dei prodotti magici e la magia è una cosa che viene compresa da tutti, perché un prodotto magico lo riconosce chiunque. Per questo io dico, alla fine la curiosità è un dono universale. Quindi, cari giovani, cercate di essere curiosi e con la curiosità andrete piano piano a vivere tutti quanti questi aspetti e avrete una vita meravigliosa, magica.